Hola luchadores, sbalorditi TV, barellieri sbarellati, ben ritrovati dal vostro Silver. Siamo qui con Bioshock 2. Da quello che vedo si torna a Rapture. La cosa mi ispira alquanto non di meno e quantunque. Allora, io sono curioso, molto curioso. Direi che possiamo andare con direttamente nuova partita. La X centrale in alto. Scusate, sposto la barra luminosità finché la X centrale... Oh, la vedo ora! Ok, allora credo che ci siamo, che sia giusto. Sì, vabbè, capirai. Vabbè, va bene così. Allora, sono nuovo agli sparatutto, ho giocato ad altri sparatutto, hai giocato a molti sparatutto. Diciamo che possiamo cominciare anche sto giro col livello di difficoltà medio. Qualora fosse un inferno, faremo un passo indietro. Qualora ce la gestiamo troppo facilmente, andremo avanti. Allora, attenzione. Ho intravisto la scritta LAMB e ho visto che per usare i kit medici cambia il menu. Saranno cacchi, saranno cacchi, saranno cacchi. Ma cacchi. Bene. Quindi questo in teoria è un prequel? Attenzione! No. Mi sono perso qualcosa. Ho notato solo ora che è un girasole sto coso. Qui è quando chiamiamo le marmocchie. Guarda, papi, sei tu! Bene. Abbiamo scoperto che la bimba dice una frase nuova. Andiamo a giocare, papi. Ok. Vecchie conoscenze in ogni dove. Oh, che gioco divertente. Ah. Altri angeli, papi. Fanno merenda. Vi ricordo che gli angeli sono i cadaveri. Il ballo in maschera. Ci sono più maschere. Più sono grossi, più sono grossi e più buono. Bello. Sparisci, mostro. Ti faccio un turpiloquio. Oh, bello, vediamo come funzionano i plasmiti. Eccoci. Ora non è più pericoloso. Questa non è tua figlia. Lo capisci? Il suo nome è Eleanor ed è mia figlia. Ora in ginocchio, per favore. Per favore, togliti il casco. Gesù dei pony. Quindi questo è una continuazione. Prendi la pistola. Puntatela alla testa. Spara. Porca galera. Roba. Roba e uova di cosi come nel DLC di Bloodborne. Cose. Pelle d'oca, brividi, dubbi, paure, cagotto, fame.
si è fatta anche una certa. Ho registrato tipo 10 episodi di... No, 6 episodi di Bioshock e questo. Riesci a sentirmi? Questo è il settimo video. Il tuo segnale è molto debole. Che è? Ci abbiamo i guantini ciucciosi. Oddio. Oddio. Siamo direttamente un Big Daddy. Stavolta non c'è la traduzione automatica. E non dovremmo consumare il carburante per la trivella, logicamente. Foto. Faccine a noi note? Forse anche sì. Sì. Alcune ripetute. Ok. Cerchiamo di non perderci. La domanda è... Va bene. Se io finisco il carburante della trivella... Non mi è chiarissima la cosa, però... Vediamo un pochino se possiamo... No, non c'è niente qui. Benissimo. Yeah, yuhu! Wow. Ci possiamo ancora abbassare. Beh, i comandi sommariamente sono gli stessi. Quindi non mi posso lamentare troppo, dai. Ok, qua è una sorta di tutorial. Fa strano perché siamo usciti giusto da mezz'ora, fra virgolette, da The Rapture per la prima volta e comincio questo secondo viaggio. Ti gran cazzi? Io sono tipo una scimmietta coi cimbali. E questi saltano e zompino che... Porte chiuse. Oggetti da raccattare. Ok. Gli oggetti non si illuminano. Grazie. Grazie. Panico. Devo prendere un attimino con... Salve, un attimino, devo prendere un attimino di confidenza con gli oggetti perché non ho ancora cominciato a identificarli, i registratori. Regola numero uno, ora siete in fondo all'oceano. Se sentite gocciolare sulla vostra testolina, siete licenziati. Regola numero due, potete riavviare un generatore spento con una scarica diretta, ma prima fate uscire tutti dalla piscina. I ricconi si spaventano a vedere lavoratori morti che scagliano saette in giro. Mi seguite? Caruceta la signora. Lamb is watching. Lamb ti guarda. Ok. Questo è l'oggetto che è caduto dall'alto. Lamb non è agnello? Vita chamber. È proprio un elemento. Ok. Sì, sapevo che eravamo arrivati da lì, eh. Bene. Allora, dalla simbologia vedo che comunque sia i plasmidi ci sono ancora. Lo supponibile. Allora, raggiungi A la terapia con plasmidi per trovare un plasmide. Che è a sinistra. Quindi vediamo. Ricordare di un po' l'inevitabile fine. E allora stai cercando di impettare la famiglia. Fico. Fagioli in scatola.
Beh. Dovresti vedere quello che sono in grado di fare scureggiando. 1, 5, 4, 0. Vabbè, questo trucco qua è vecchio come... Adesso vedremo che la prenderemo nel secchio. Grazie, Deifior. Allora, band, dollari. Frutta in scatola. Dollari, dollari. Carburante per trivella che non fa mai male. Mio marito è davvero un idiota. Spende fino all'ultimo centesimo in tonici genetici per sfoggiare un fisico invidiabile. Solo per poter passare poi tutto il giorno ad ascoltare la radio senza senso di colpa. Stephen, gli dico, se vuoi tenerti in forma, vieni a farti qualche vasca con me alla vecchia maniera. Se no è la mente ad atrofizzarsi. Forse mi conviene introdurre di nascosto nella sua dieta un po' di stimolatori cerebrali. Domanda, questa è una racchetta da tennis di chi? È più grande di una persona? Megoioni! La vedo grama. Allora. Ah, un kit di Eve. Perfetto. Viene utilizzato in automatico. Perfetto. Dollari. Troviamo ancora poca roba. Che Lamb sia lei? O ce la stiamo infinocchiando da solo? Ah. Bene. Ci sono anche i dispenser di Eve. Noi facciamo un danno bestia quando ci muoviamo perché siamo pachidermici. Ciò nonostante siamo molto snell, fluidi. Padre! Madre? From Eleanor, eccetera. È un regalo dalla bimba. Elettroscarica, non ce la possiamo far mancare mai. Oh, bella sta cosa! Sti gran cazzi! Papi ha dormito. Sì! Così tanto. Come un porcellino. Ti sei mancato, Eleanor. Trovala e starete tutti meglio. Ehi, Weeva! Sei un po' radioattiva, ragazza. E sti cazzi? Allora, lo so, è un atto di vigliaccheria, ma sappiamo che tanto non le succederà niente di diverso se aspettiamo un secondo attimo. Nel frattempo io potrei raccattare qualche item utile alla nostra circumnavigazione di papave. No, scusami. Il macchinario è spento, ok. Diamo dollars. Spero ci sia in giro molta più roba, perché ne perderò un frappo se... Ok. Bene. Non abbiamo trovato granché. Va bene. Allora, adesso impareremo ad usare la scarica sulla porta. La bestia e il falso profeta furono gettati in un lago di fuoco. Mi hai calato con tutto quello. Ti sei fatto un tuffo, eh? Voilà. Non mi piace usare sta cosa. Non posso raccattare la chiave inglese? State scherzando, vero? No, allora. Allora, è vero, non ho una mano. Giusto. Non posso fartene una colpa. Sei smanato. Mm.
L'acqua ha incrementato l'IV. Ok, abbiamo fatto bene a scendere, perché se poi attiviamo il generatore, come abbiamo detto, scossa. E arriva pure Amadeus a far partire la scossa. Ok. Finalmente un segnale. La signora Tenenbaum. Che stai riportando in vita questa città morta. Ascolta, il mio nome è Tenenbaum. So chi sei e ho un gran bisogno del tuo aiuto. Ti prego, raggiungimi alla stazione Atlantic Express. No, raga, qua sono enormi. Le racchette da tennis sono tutte enormi. Ciao! Chi? Sono settimane che non assaggio un goccio di Adam. Va bene. Ne ho abbastanza delle tue lagne. Prima finiamo di esplorizzare. Che come sappiamo possiamo sempre trovare roba molto molto very good, interessante. Fessura per monete, inserire 5 dollari. Sta merda. Ah, 5 dollari. Aspirina. 4 dollari. Vabbè, ne è valsa la pena. E possiamo usare anche i cessi chiusi. Fantastico. Quindi cessi a pagamento. Quando cessi di avere i soldi, cessi di andare al cesso. Un gran successo. Vecchia scoreggiona. Carne in scatola, eccetera, eccetera. Chiavi inglesi a go-go che non possiamo raccogliere, come abbiamo detto. Ok. A mia figlia Ilianor. Ok. Registrazione. Presto nascerai e Raptor sarà la tua casa. Verrai cresciuta come me per servire gli interessi della comunità prima dei tuoi. In questa città quella è un'eresia, un'aberrazione del più naturale egoismo. La tua infanzia qui sarà difficile. Ma il prezzo della rivoluzione è sempre caro, Ilianor. Se saremo pazienti con lei, Raptor sarà nostra. Ok, quindi l'agnellina sacrificale era proprio lei. Possiamo proseguire. Logicamente, come sapete, se siete avvezzi a seguire le serie del Silver, sapete che tendo ad esplorare abbastanza perché mi piace anche capire. Lo so, a volte rischio di essere un filino ridondante e poco gigioneggiante, ma quando ti chiedi donde giungi, uno si fa ciucciare il papavero con poco. Qui è la dottoressa Sophia Lem con un messaggio per il popolo. Ricordate, non siete soli. Pensate a me non come a un capo, ma come alla madre della famiglia di Raptor. È un po' una minaccia, ho capito. Ok, vitamine fanno sì che noi recuperiamo energia. Sono tornata a Raptor dopo tanti anni. Le sorelline che avevo salvato sono cresciute e ormai non pensano più a me. E considerato ciò che avevo fatto loro, è una grande gioia. Ma ora, lungo le coste di tutto il mondo, le bambine spariscono, rapite. Così sono tornata, temendo ciò che in realtà già so. Qualcuno sta creando altre sorelline, sta riprendendo il mio lavoro, i miei peccati, anche a costo della vita. Devo fermarlo. Ok, quindi siamo ancora a sto giro e stavolta la Tenenbaum non sarà dalla parte dei buoni. Ho come il vago sospetto. Oh, roba, attenzione. I rivetti non sappiamo ancora cosa servono, però abbiamo la sparachiodi! Ganzissimo! Ciccia Milorso. Ah, ok, i rivetti sono i proiettili. Però non abbiamo un vero e proprio attacco manuale. Sì, è la trivella,
Ma la trivella può attaccare anche a motore spento? Perché quello è il mio atroce dubbio. Lo scopriremo, lo scopriremo. Vediamo ancora la pubblicità di luoghi che conosciamo. Kit medico, perfetto. Hai trovato... Quando sei ferito premi a destra per curarti. Però nel contempo... Non mi dà la possibilità di usare il tasto quadrato con quello, quindi ok, do per assodato che sarà così con tutto. Farfalle. Farfalle, farfalle. Perfetto. Allora, l'indicatore segna come sempre di là e noi allora andiamo a curiosare un attimino di qua. Ok, Coca-Cola, tipo. Sono arrivato fin qua giù, per poco, ma ce l'ho fatta. Ed eccola qua. Esiste realmente Rapture. Qui è dove quella cosa ha portato mia... la mia povera bambina. Da quanto ho visto dal sottomarino, gran parte della città è in rovina. Ma c'era qualche luce qua e là, e ombre che si muovono. Ah, sto vaneggiando. Credo sia la paura. Però, se riuscirò a trovare questa dottoressa Lamb, che sento nominare spesso, forse troverò Cindy. Salve! Si pupi questo cortesemente, grazie. Ammetto che non mi piace la trivella, però giustamente dobbiamo fare un'esigenza, fare di necessità virtù ed utilizzarla. Avrei preferito tipo un pugno, però giustamente siamo dei Big Daddy. Non disturbare le sorelline. In effetti... Quando vedrò un distributore di sorelline proverò a colpirlo per vedere se... Ciao bimba. Ciao, ciao. Sarai ancora nostra amica? O sarai mica una nemica? Salve! Pulcinoso! Ma ve ne andate a fanculo! Ok, kit medico. Siamo già nel merdacchio, non abbiamo ancora cominciato a cantare la fiaba del pastore. Ecco. Poi non so perché dovremmo cantarla. Sei ferito, trovo un kit medico. Parole. Rivetti. Che botta di culo. Mio. Grazie. Cerchiamo di vedere se c'è altra roba. Qui è la dottoressa. Perfetto. Con un messaggio per il popolo. Ricordate, la Big Sister ci osserva sempre. Rubare l'area significa rubare alla famiglia di Rap. Se n'è andato. La vostra famiglia. Devo ammettere che sono inquietato dal quanto poco duri la trivella. Il carburante dura pochissimo. Moso cacchi, eh. Ok. Stiamo fortunatamente trovando proiettili per la rivettatrice. A questo punto chiameremo rivettatrice, che ha più senso. Diana ha insistito affinché passassimo un fine settimana all'Adonis. E già sento di aver bisogno di una tregua dalla vacanza. E quando ritiene necessario rimproverarmi perché lavoro... Le sue parole si dissolvono in un interminabile belato animale. E io che fondai Rapture per essere libero dalle leggi e da Dio. E poi ti sposi, per vivere tra bravo. Coloro per i quali il vero guadagno è il lavoro. Eppure, quando Diana accenna al fatto di essere la madre di mio figlio, mi viene concessa una pausa. Finora non ho mai preso in considerazione l'idea dei successori. Forse con il nuovo anno. Ok, nulla di tutto ciò funziona.
Sono veramente felice che i volumi vadano come Dio comanda. Sala del banchetto di Demetra. Non mi sobri, mi raccomando. Oh, cazzarola, vedo le ombre. E non sono affatto cinesi. Sono abbastanza inquieto. Noi siamo rinati. Non riesco a capire che cavolo sia la parola sotto Reborn. Womb of the Ocean, vabbè, nell'interiore dell'oceano, lì nello profondo dell'oceano. Womb dovrebbe essere appunto tipo il budello dell'oceano, non lo so. Ok, qui sappiamo che qualcuno si farà tante male, vero? Noi dovremmo usare i tavoli con somma gioia. Merdaio. Ho sbagliato a fare i miei calcoli. Combattimento subacqueo. Allora, sono un subacqueo, quindi sto abbastanza tranquillo che tutto va bene. Ok. Con quello scafandro neanche l'oceano può farti del male. E questo è un bene. Ma Rapture ha visto la morte di molti grandi uomini. Da solo non sopravvivrai a lungo. Puoi ancora raggiungere la stazione. Mi troverai lì. Siamo all'esterno. Ok, mannaggia però. Ok, meno... Che faccia strana che c'ha quel coso. Allora, vediamo un po'. Possiamo usare la pompa di benzina? No. Niente pompe per noi. Lo so, sono momenti brutti. Ma brutti. Meduse, cambuse, cornamuse. Poche scuse. Ok. Alle volte, raramente, sono un filino meno orbo di quel che sembra. Tipo di questi ne avevo visti anche prima, ma non avevo capito che fossero raccoglibili. Mannaia. Sì, lo so che sto tornando indietro. Ma i rivetti sono beni preziosi. E non so quanta roba ho perso in giro. Eccoli lì. Scusate se perdo un attimino di tempo. Vabbè, dai, va bene così. Logicamente, giocando anche a difficoltà media, i colpi fanno meno danno e quelli che subiamo sono un po' più tostarelli. Quindi il fatto di raccattarsi più roba possibile, cercate di comprendermi, è una scelta quantomeno ovvia. Mi sembra di essere tipo a Gardaland o a Mirabilandia o da altri parchi fantastici, prima che qualcuno mi rompa le scatoline perché pensi che faccio le pubblicità occulte. Stai cercando di dirmi che noi dovremo fare veramente i subacquei? E tipo che se uso queste ventole per saltare salto più in alto? No! Fantastico! Vedo che ci manca la barra dell'energia, quindi questo è un livello puramente esplorativo, dove con un filino di sguardo acuto possiamo raccattare roba, cimeli. Mi chiede se sono pronto. No, che non sono pronto, io non sono mai pronto. Non è pronta neanche la cena, però si è fatta una certa. Allora, questa quindi è una camera tipo di decompressione, eh sì. Esatto, ci abbiamo azzeccato. Allora, lo stile grafico mi piace, non mi piace la trivella, però tutto sommato non mi sento di elargire critiche per ora a Bioshock 2. Quindi, Luchadores, la mezz'oretta l'abbiamo raggiunta, visto che da qui in poi si prosegue, direi che ci possiamo salutare qui.
e nel prossimo video tireremo la leva. Alla prossima, ciao ciao.